queste Olimpiadi, perché siamo a meno, neanche un anno, dalle 20 mesi delle Olimpiadi, abbiamo questo Camarelle che può dire la sua, come Michele Di Rocco, che abbiamo visto prima diventare campione d'Italia dei pesi leggeri, lo stesso Zamora che vedremo più avanti, insomma ci sono dei nomi che possono... E a proposito di nomi vorrei commentare insieme a te, se tu permetti, questo match, perché c'è un giovane interessante, Raffaele Pisapia, vero? Certo, ieri ha fatto in semifinale, ha battuto il campione uscente di Luisa, che poi Andrea è un signor campione uscente. Sì, certo, ha fatto una... Raffaele, devo dire, ha fatto una grande prestazione, ha fatto un match intelligente e si è giudicato meritatamente il verdetto. In blu Raffaele Pisapia, in rosso Giacomo Amabili, anche lui coriaceo. Sì, sono due ragazzi, due stili quasi uguali, in linea. Diciamo che Raffaele è un po' più fantasioso, mentre Amabili pensa un po' più al sodo, ecco. E si vede anche dalla guardia, certo, Francesco. Certo. E Raffaele, devo dire che è migliorato, si è convinto, forse la vittoria di ieri gli ha dato ancora più fiducia, diciamo. Fiducia, e mi sembra che si stia comportando abbastanza bene. Raffaele Pisapia, classe 1978, associazione sportiva pugilistica Vigevano, 53 incontri sostenuti, 46 vinti. Giacomo Amabili e marchigiano pugilistica Ascoli, allenato da Antonino Di Donato. 40 combattimenti, è stato convocato una volta in nazionale, quindi un bell'incontro. Adesso l'arbitro si sincera della sistemazione del caschetto, che va riposizionato per Giacomo Amabili. Un peccato per Letizia, che non combatta quasi più. Certo, anche lui campione uscente l'anno scorso e non si è preso, un altro ragazzo interessante con fantasia pugilistica da vendere. Abbiamo visto il torneo Italia. Certo, quindi sai, dopo poi molto subentra anche il lavoro, la famiglia, la disponibilità, questo è importante, la disponibilità verso questo sport. Non bastano le due ore serali, ci vuole la disponibilità. Ecco, Letizia vabbè, è uno di quei nomi che avremmo visto volentieri. Volentieri, certo, sì, certo. Però vediamo anche che Raffaele Pisapia adesso è un po'... Comunque si sta comportando, anche Amabili, insomma, sì, si sta rivelando un osso duro. Ecco. Stavo infatti per dire, Francesco, che adesso deve un po' contenere ancora, sì, l'azione di Amabili, che adesso lo ha colpito con questo gancio sinistro. Sì. Proviamo a fare un po' i giudici, dovrebbero essere circa sul due pari, ecco. Però sai... Facciamo dei pronostici, le macchinette, sai anche tu che certo, è difficile sì, entrare avuto... nella testa di cinque giudici, quindi noi possiamo dedurre, ma non... Abbiamo avuto prima qui ospite Giuseppe Minutoli, che certo, è presidente, certo, che ci ha spiegato abbondantemente tutto. Quindi... Ha stravolto un po' il modo di fare pugilato, questo bisogna... Però d'altra parte non ci sono più, diciamo... quelli che una volta si sospettava fossero dei giudizi preconcetti, no? O preordinati. Sì, ma ha tolto questi, cioè non, con questo non è che con le macchinette non si possa in gergo rubare, cioè si può, sai, spingere sempre solo da una parte, questo vuol dire, però certo, è un po' più controllabile che il verdetto scritto, ecco, perché di lì poi... Però ha cambiato quello che volevo dire io, ha cambiato il modo di interpretare il pugilato, adesso non si premia più la forza. Io mi ricordo ai tempi miei, i cubani, i russi si mettevano in mezzo lì, menavano, erano, cioè la forza voleva dire molto, adesso praticamente è stravolto, la forza non è più il primario. Conta la precisione e la velocità. E la velocità. La velocità. Arrivare prima dell'altro, questo è. Ed è lì il famoso schiacciare delle macchinette. Non ho seguito quanti erano i punti, comunque non... Non l'ho sentito neanch'io, comunque rimaniamo sul tuo due pari, che mi due sembra pari, attendibile. Sì. Adesso... Giacomo Amabili in rosso, Raffaele Pisapia in blu. È in difficoltà adesso Pisapia, scusate, Amabili. Pisapia sembra... Un bel incontro, si scambiano un bel volume di colpi, quindi... Molto mobile sul tronco Pisapia e più compatto, come dicevi tu, Giacomo Amabili, anche come tecnico.
si mette a centro ring da picchiatore, gira un po' intorno Pisapia, però punge, bel montante, adesso arrivato parzialmente, un po' smorzato dalle braccia dell'avversario. Ora Pisapia molto mobile, che ha rubato adesso il centro tempo, del ring, sì, ha rubato il tempo ad Amabili, che sembra adesso per la prima volta patire una certa difficoltà, un certo timore, gli ho notato. Sì, adesso. Diciamo che adesso ha aumentato un po' il ritmo Pisapia e Amabili, però vedi, risponde, questo è segno che è ancora è lì presente, cioè certo. Non è. Quindi questo sarà un match che si concluderà proprio sul filo dell'altro. Bravo l'arbitro stavolta, effettivamente il colpo portato a schiaffo, anche qui ci sarebbe da dire su questi colpi portati, richiamati dall'arbitro, che vanno a segno e vengono contati, dovrebbero essere tolti, però. Ci sono anche tre giudici internazionali, due li abbiamo sì. Proprio di fronte a noi, un australiano e un polacco. Un polacco e un albanese. Sì. Sì. Tutti, accetto l'australiano, l'albanese e il polacco erano presenti tutti e due ai campionati d'Europa per si sono svolti a luglio. Bisogna quest'anno. Dire che Falcinelli è sempre molto attento a internazionalizzare il nostro movimento della boxe. Certo, questa è una bella novità e devo dire che anche con questa mossa c'è ancora meno da sospettare su intrighi, perché sono tre arbitri di nazionalità diverse. Occorrerebbe della fanta politica internazionale sì. Per un match di pugilato. Pisapia in vantaggio. Pisapia. Sentiamo i punti. 10. Giacomo Amabili 3. Beh, mi sembra un po' troppo. Sembra un punteggio un po' alto, però un diciamo che rispecchia un po' l'incontro. Sì, via. In effetti c'è stata un po' più di efficacia da parte di Raffaele Pisapia, ma forse non di questa portata. 10-3 è un punteggio abbastanza severo per Giacomo Amabili, che ha fatto vedere delle belle cose in questo metà match che finora è stato disputato. Terza ripresa. E si parte per la terza ripresa. Amabili ha sentito il punteggio, cerca ora di assumere l'iniziativa. Pisapia si sente ancora più tranquillo dopo. Adesso lo sta boxando in scioltezza, vedi, non si ferma sui colpi, quindi ha capito che ormai l'incontro ce l'ha alla sua portata. Esatto. E invece è Amabili che deve cercare. Adesso è Amabili che vede, ecco, deve andare a rischiare. Si è sciolto Pisapia. Colpisce e indietreggia. Amabili è al suo bel da fare adesso, perché non è facile colpire al bersaglio mobile. Non è, è interessante anche Amabili, è un bel ragazzo, box in linea, è interessante dal punto di vista pugilistico, ha anche un bel pugilato. Certo è un po' lento, a differenza di Pisapia è lento e purtroppo in questo sport conta essere veloce, certo, non smetterò mai certo. Di dirlo ai ragazzi. Un po' lento, un po' più potente, però esatto. E qui bella combinazione, che poi sono stati smorzati come efficacia dai guantoni, però certo. È entrato lui nella guardia, indubbiamente anche adesso con il montante. Sì, sì. C'è questa differenza di portare i colpi, vedi, qua, mentre Pisapia in un secondo porta tre colpi, Amabili rispetto a lui è molto più lento. Sì, ha quindi alla fine. Ha cominciato un po' in sordina Pisapia, sì. Adesso sta crescendo. Si sta confermando la bella prova di ieri e penso che si stia meritando questo titolo d'Italia. E d'altra parte battere uno come Di Luisa non è semplice. Certo, un picchiatore. Beh, a favore di Luisa però c'è da dire anche che lui, senza nulla da togliere di merito a Raffaele Pisapia, a fine giugno si è ora operato una gamba, è stato fermo, ha subito un'inattività, quindi c'è anche con questo, io però non voglio sminuire la bella prova fatta da Raffaele. Ma semmai giustificare un pochino di Luisa, certo, che detto, aveva creato delle aspettative. È un ragazzo interessante, certo, certo. Di Luisa, non è, non credo che sia... perché ieri sera abbia avuto una prestazione un po' al di sotto delle sue possibilità. È un ragazzo, rimane comunque un ragazzo interessante. E siamo quasi arrivati al quarto e ultimo
in match, scusate, round di questo match con un punteggio che è cresciuto. Mi sembra, ancora 3 a 17, non dovrebbe essere terminato? No, sui 15, col 15 si era 3-18 l'incontro. Sì. Mi sembra eccessivo, però ci sono, cioè, niente da contestare a Raffaele, che si sta meritando questo campionato. Sicuramente d'Italia. In questo terzo round Pisapia ha colpito meglio e di più dell'avversario, in quelli precedenti forse tutto quel vantaggio non c'era ancora. Ancora Pisapia che è fortemente padrone del match, anche se insiste nella sua tattica centro ring Giacomo Amabili. Porta anche dei buoni colpi, però vedete costretto ad avvicinarsi a Pisanti con una guardia strettissima per evitare la rapidità di azione dell'avversario, che purtroppo non gli consente, purtroppo per lui. Vedete, prende soltanto colpi e riesce alla fine a venire fuori con un colpo singolo che... Beh, sta mettendo in pratica un po'... il pugilato, sta dimostrando la decisione dell'arbitro. Sta dimostrando, è sempre il caschetto, non si ferma più, perché alla quarta ripresa, anche se i punti diventano a 20 a favore di Pisapia, non c'è il referee contest. Però c'è sempre la, diciamo, l'interruzione del match perché è capo tecnico. Sì, è a discrezione dell'arbitro questo. Può l'arbitro fermare quando ritiene. In effetti non porta molti colpi oramai, efficaci, ecco, adesso un gancio allo stomaco, ma diciamo che per lui la soluzione dell'incontro sarebbe solo il colpo della domenica, quindi esatto. Deve cercare Pisanti non ha nessuna, Pisapia non ha nessuna intenzione di farlo arrivare a destinazione. Comunque grande cuore da parte di Giacomo Amabili, certo. L'abbiamo invitato a tenere la testa leggermente più alta. Ultimo round dei 75 kg con Raffaele Pisapia, che meritatamente dovrebbe conquistare il titolo italiano. Adesso riceve un bel diretto sul volto Pisapia, sì. Un montante, replica con un montante, campione. Termina il match. Beh, diciamo che è stato un bel incontro, ma Raffaele si è dimostrato nettamente superiore ad Amabili. Comunque un plauso anche a Amabili, si è comportato. Senti, bene. Allenamenti particolari l'anno prossimo in vista delle Olimpiadi? Ma noi stiamo già facendo degli allenamenti, cioè ci siamo un po' adeguati a quello che è il pugilato mondiale, cioè questa velocità, lavorare molto sulla velocità, guardare un po' meno all'estetica, ma lavorare molto sulla velocità e sulla quantità dei colpi, perché le macchinette, sai, porti 5 colpi, può darsi che uno, anche se sono messi male, anche se magari è quello precedente, diciamo, esatto, che arriva in ritardo, però non guardi tanto all'estetica, ma guardi alla sostanza. E Raffaele Pisapia, comunque campione italiano, come avevamo annunciato. E speriamo che questo ci porti a far capire anche agli allenatori, soprattutto gli allenatori di club, che hanno maggior parte del tempo i ragazzi in palestra, a fargli capire questo concetto. Poi speriamo, sai, dal dire al fare ci passa sempre in mezzo il mare, quindi speriamo, noi ci lavoriamo, l'impegno ce lo mettiamo, speriamo bene. E grazie allora a Francesco Damiani, ciao. In bocca al lupo per grazie. Il lavoro. Grazie. Sarebbe...